quieter than it is in our heads, than it is in our heads. Ever since I met you, I've been a little bit wilder, but that goes unsaid. But that goes unsaid. Won't you run away? I know you're not happy, because that is the reason. Take my hand, we'll run away from. Tacchi, che cosa hai combinato? Hai buttato giù la tovaglietta. No, no, il tè non è per te. Don't you know that you're my lighthouse when it gets dark? Don't you know how much you make me smile? You say you're not worth much, but I think you're worth much more than my while. Won't you run away? No, you're not happy in the place that you stay, so pausa dal catalogare i fumetti per mostrarvi gli ultimi arrivi. Questi sono da parte di Culture Hobby, un sito che poi vi lascio qua sotto in descrizione, dove potete trovare libri, fumetti, articoli da cartoleria, action figure, giochi da tavola, videogiochi. Ci sono poi anche dei gadget e io in particolare ho deciso di recuperare alcuni manga. Il primo è il quarto di Beastars di Paru Itagaki, una serie che avevo momentaneamente messo in pausa perché stavo seguendo troppe serie. In realtà il fumetto mi stava piacendo molto, visto anche l'anime molto molto carino che trovate su Netflix. Dal momento che alcune serie che sto seguendo si sono concluse, ho deciso di riprenderlo. A proposito di serie concluse, ho recuperato gli ultimi due di The Promised Neverland, ovvero il 19 e il numero 20, che devo ancora leggere. Sono leggermente indietro, ma spero entro la fine della settimana di mettermi in pari per poter concludere la serie. Mi sono poi buttata su due nuovi manga, ovvero Shadows House di Somato, autore di Kuro. Di questo vi ho già fatto un articolo sul blog con la mia recensione slash prime impressioni riguardo al manga, e poi ho voluto provare anche Rent a Girlfriend. Di questo titolo avevo sentito parlare stra mega iper bene, quindi altissime aspettative, mentre ad esempio su Shadows House non sapevo granché, quindi è stata una bella scoperta. Culture Hobby mi ha lasciato due codici sconto per voi: il primo, CB5, vi dà diritto al 5% di sconto su libri e fumetti, mentre CB10 il 10% di sconto su tutto il resto del sito, poi ve li lascerò scritti comunque anche qua sotto in descrizione. Sono due codici sconto affiliati, quindi se deciderete di acquistare qualcosa, una piccola percentuale andrà a sostenermi. Ora bando alle ciance, continuiamo col duro lavoro. Thank you.
siccome sto per andare a fare la spesa, ho pensato potesse essere utile condividere con voi come mi organizzo io, come faccio la lista della spesa. Premetto che questa settimana non ho fatto il menu settimanale, cosa che di solito faccio tutte le volte prima di fare la spesa, perché così so che cosa voglio mangiare, che cosa mi serve per preparare quello che voglio appunto mangiare. Questa settimana, per pigrizia principalmente, non ero molto di buon umore e ho avuto anche un po' poco tempo, diciamolo. Non mi sono fatta alcun menu settimanale, quindi non so effettivamente che cosa sia rimasto in casa, per cui la prima cosa che ho fatto è stata appuntarmi su una nota del telefono tutto quello che è rimasto in casa. Sono partita dalla dispensa, quindi mi sono segnata ad esempio la pasta, lo scatolame, poi ho dato un occhio al frigo per vedere se è avanzata, non so, carne, affettato, tofu, e poi sono passata al freezer per vedere che cosa è avanzato anche lì. Ora che ho quindi la mia lista di cose che sono rimaste in casa, posso innanzitutto vedere se manca qualche cosa. Ad esempio, della frutta mi sono rimaste due banane e due carote, quindi penso due banane e due mele quindi penso che prenderò della frutta. Mi è venuto la carota, perché infatti subito dopo c'è una sola carota in frigo, quindi provvederò a prendere anche le carote. Insomma, cerco di rinfoltire ciò che sta terminando, e poi alcune cose mancano del tutto, come ad esempio della carne, oppure qualcosa di dolce da alternare con i dolci che faccio in casa, perché a volte può capitare che io non abbia il tempo. È finito anche il pane, anche in freezer. Di solito io compro il pane fresco, poi lo affetto e lo vado a conservare in freezer, perché sono l'unica a mangiare pane a quanto pare in questa casa, e quando prendo il filone fresco ovviamente non riesco a mangiarlo tutto da sola nei primi giorni, quindi preferisco conservarlo. Ho visto che è praticamente terminato, mi sono rimaste due fettine minuscole, quindi anche il pane lo devo prendere. La lista della spesa la faccio poi su un'applicazione che si chiama Bring, ve ne avevo parlato già anche sul blog. Mi piace tantissimo perché innanzitutto ha una grafica accattivante e molto intuitiva, molto facile da utilizzare. In rosso sono segnate le cose da acquistare, come vedete per ogni articolo c'è l'icona, è poi possibile personalizzare il nome e inserire le quantità. Io poi ho la lista della spesa condivisa con mio marito, quindi se capita che so che di ritorno di casa uno dei due si ferma a fare la spesa, ha la lista aggiornata e in tempo reale può togliere quello che è sulla lista. Oltre alla frutta, alla verdura eccetera, avevo finito ad esempio la carta da forno, le compresse per la lavastoviglie, il dentifricio. Direi che ci siamo, non devo prendere tantissime cose, però dai, faccio rifornimento. Non so se sia già passato di moda, ma c'è stato un periodo in cui erano introvabili, tutti le volevano. Io ammetto di non essere iper fan delle gocciole, ma quando le ho viste ho detto ok, tentiamo, proviamole, sentiamo se valgono l'hype. Ora continuo la mia missione per catalogare la libreria. Ho già catalogato tutti i libri di questa parte, mi mancano questi qua che non sono tantissimi, perché qua ci sono tanti fumetti. Sì, c'è un po' di casino, devo sistemare, però appunto attendevo di finire di catalogare per poi rimettere tutti i libri al loro posto. Nel mio personale catalogo dovrò inserire anche i miei libri di cucina, chiaramente, quindi colgo l'occasione per mostrarvene alcuni di quelli che ho già portato qua a casa. Vabbè, il primo è Cucina Botanica, l'ho tirato fuori perché sto ancora finendo di fare la focaccia. Ciao Taki. Questo è uno dei miei preferiti, purtroppo si è un po' rovinato nei vari traslochi. È un ricettario sulla cucina, per l'appunto, giapponese. Ci sono diverse foto, però forse me ne aspettavo un po' di più. È immenso, c'è veramente di tutto, dalle basi ai piatti un po' più elaborati. Comunque si concentra principalmente sulla tradizione. Sempre sul Giappone ho anche questo, l'arte della cucina giapponese. Ci sono di nuovo una serie di ricette, ma anche un po' più di storie della cucina. C'è una parte iniziale meravigliosa sui vari utensili, in particolare i coltelli, e adoro. A me piace tantissimo leggere e approfondire anche questi aspetti, non soltanto il cibo in sé per sé. Dovete sapere poi che io sono una grandissima fan di Gordon Ramsay, ho iniziato a seguirlo quando ancora in Italia non era stato pubblicato, penso, nulla. Infatti i miei primi libri di cucina suoi sono in ungherese. Ne ho tantissimi, ma qua ho soltanto In Cucina con Gordon Ramsay. Very Matcha è invece un libro dedicato alle ricette con il matcha, sia dolci che salate.
Questo è un libro invece sui panificati, in particolare sul lievito madre, sempre in ungherese. C'è un altro libro, diciamo, tema Giappone, però dedicato al sakè. Questo è stato uno dei miei primi libri di cucina, dolci e biscotti. È stravissuto, non so quanti anni abbia, sicuramente più di 10, forse anche 15. C'è anche un piccolo libricino sui polacinta, che sono le crepe, diciamo, ungheresi. Poi c'è il mio personale ricettario, dove scrivo tutte le mie ricette. Molto bello poi questo libro di Symmetry Breakfast, non so se lo seguite. Su Instagram io lo seguivo un sacco di tempo fa, ultimamente un po' meno, diciamo, però questa è una raccolta di suoi piatti che non sono esclusivamente colazioni, ma ci sono dei piatti comunque anche salati e penso esista soltanto in inglese. Ci sono poi dei libri che aveva recuperato mia mamma, sono della Giunti, questo è sui gnocchi, pasta fresca, questo è sul pane, poi avevo preso tantissimi. C'è tanto tempo fa comunque, Dolci Occasioni, il libro di ricette di Joyce, che aveva vinto un'edizione di Bake Off. Cos'altro c'è qua? Muffin cupcake, dolci per il tè. Forse questo me l'aveva regalato mia suocera. Ah sì, credo di sì, perché c'erano gli stampini in silicone fatti appunto a forma di tazzina per i muffin. Per adesso sono questi libri di cucina che ho qua in casa. Pian piano poi recupererò anche gli altri. Incredibile, ma vero, ce l'ho fatta. Ho catalogato tutta la mia libreria, tutti i libri e fumetti in questa casa. Adesso sono nero su bianco su Notion. Questa malsana idea è partita inizialmente per catalogare i manga, perché mi sono resa conto di non avere effettivamente traccia dei fumetti che sto seguendo, che ho in corso, che magari ho terminato e che non ho invece intenzione di proseguire. Quindi è partito tutto da lì e facendo questo lavoro mi sono resa conto che sarebbe stato carino farlo un po' anche per i fumetti. Da una parte ero curiosa di sapere quanti fumetti avessi in casa, quanti letti, quanti no, e continuando appunto a catalogare, inserendo manualmente uno per uno tutti i titoli, mi sono resa conto che per me era un ottimo esercizio. Innanzitutto per vedere appunto che cosa ho letto, di che cosa mi sto circondando, quante storie devo ancora leggere, e soprattutto mi sta aiutando a dare il giusto peso, il giusto valore, diciamo, alle cose, perché nelle ultime settimane io mi sto interrogando tantissimo sul senso di circondarsi di oggetti, sul senso di acquistare, sul senso di accumulare. Non voglio fare nessun discorso filosofico né fare prediche né niente, però spesso mi domando se la mia felicità può derivare anche da quello che mi circonda, se è una, tra virgolette, vera felicità il fatto di acquistare, accumulare e circondarmi di cose che magari non sento mie, che non mi fanno bene, che non mi danno sensazioni positive o che non mi arricchiscono, non mi danno nulla. Qui la faccio breve, ma è un discorso piuttosto complicato. Penso in generale che molto spesso diamo tante cose per scontate e io, nonostante mi senta fortunata e mi senta grata per ogni cosa che ho potuto ottenere o che ho in generale nella mia vita,
A volte do per scontate alcune cose e quindi questo lavoro mi ha aiutato a rimettere un po' di ordine, non soltanto fisicamente, ma anche proprio nell'anima in un certo senso, di ridare il giusto peso alle cose. Mi ha aiutata poi tantissimo, da un lato molto pratico, a capire quali titoli voglio tenere, quali magari donare, scambiare, dar via, oltre a riordinare un po' i miei pensieri riguardo alle serie manga, visto che è partito tutto da lì. Ci tenevo un po' a condividere questo discorso con voi perché molto spesso mi viene fatta la domanda: ma quanti fumetti hai? Ma quanti libri hai? Li hai mai contati? È una curiosità più che legittima e genuina. Però facendo questo lavoro mi sono resa conto che più del numero andando avanti era: ma ha senso avere, che so, 300 libri se poi la metà non mi sono piaciuti, non mi dicono niente, non me li ricordo nemmeno? Oppure vedendoli e ripensando al momento in cui li ho letti o alla storia in sé, non mi sento bene, non mi fa star bene, non mi piace. Di nuovo è un discorso un po' più complesso di questo, però insomma mi ha fatto molto riflettere. E è stata una faticaccia, ci ho messo circa una settimana a fare tutto, però sono estremamente soddisfatta del risultato finale. Adesso sicuramente, prima di acquistare un libro o un fumetto, anche se ho la smania per alcune cose, ci penserò due volte pensando a tutti i titoli che ho inserito, alla fatica che ho fatto e che ancora aspettano di essere letti.